Vincenzo Minici, è l'ennesima volta che lei subisce atti vandalici, è toccata anche questa volta alla sua autovettura, al parabrezza della sua autovettura. Come commenta a caldo quanto è accaduto questa notte? Io mi auguro che le autorità competenti, e mi riferisco al sindaco del comune di Roccella Ionica, al maresciallo della stazione dei carabinieri di Roccella Ionica e in ultima analisi anche al prefetto di Reggio Calabria. Da qualche anno che vengo sempre ad essere preso di mira per quanto riguarda questi vili attentati. E anche questa volta è toccata alla mia autovettura, la Clio, dove praticamente il parabrezza dell'auto è stato tutto scheggiato e picchettato. La volta scorsa invece erano stati frantumati tutti i vetri, era stato rotto tutta la vetrata del mio portone, precedentemente sacchi di vernice o pittura sulla mia auto. Insomma, una sequenza di atti vandalici che per me contribuiscono a configurare anche il reato di stalking. Quindi mi auguro che ci siano le telecamere che sono disposte qua sotto la via Sonnino in tutti i lati, che questa volta venga proprio individuata ed arrestata e messo sicuramente la parola fine a questa serie di vili attentati e atti intimidatori che poi possono anche sfociare e confluire anche sulla persona, e mi auguro che non sia proprio il caso, perché se no si dovranno usare sicuramente altri metodi e altri mezzi. Mi auguro che le autorità competenti questa volta facciano un giusto e doveroso lavoro per porre la parola veramente fine a questa sequenza di attentati vili. Senta, lei è sereno, è rimasto turbato anche da quello che è accaduto? No, io ho cercato sempre di mantenere la calma, l'autocontrollo, e ho sempre avuto fede e fiducia nella giustizia, ma speriamo che la giustizia faccia davvero il suo corso e sia veramente una giustizia giusta, perché un cittadino onesto non può sempre subire questi atti vergognosi contro il patrimonio, contro la persona. Quindi mi auguro che la magistratura questa volta faccia fino in fondo il suo compito.